Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per iniziare la nostra nuova lezione di Pilates. Partiamo in equilibrio supino. Ci sistemiamo pancia su. Chi ha bisogno, mi raccomando, un supporto per la zona cervicale. E controlliamo l'allineamento del bacino. Quindi proviamo ad oscillare a destra e a sinistra. Qualche movimento usando le gambe, ok, ci fermiamo al centro, abbiamo retroversione e antiversione, quindi schiaccio la schiena sul tappeto e ritorno inarcando molto giù, retroversione, la zona lombare schiaccia per terra e su, gonfio la zona lombare, ci passo il mio piede qua sotto adesso e di nuovo giù e sulle vertebre, giù e sulle vertebre. Ancora un paio di ripetizioni e mi fermo in posizione neutra. Quindi adesso le vertebre non toccano il tappeto, ma c'è poco spazio. Lasciamo che tutta la colonna si allunghi, quindi facciamo in modo che la testa si trovi alla massima distanza possibile dal bacino e facciamo scivolare le spalle in modo che le orecchie si trovino alla massima distanza possibile dalle spalle. Controlliamo la pancia, provate a provare ad appoggiare le mani sull'ombelico, sentite che un pochino nella respirazione la pancia si muove. Provate a tirare un po' in dentro la pancia e fate in modo di eseguire la respirazione senza muovere più la pancia. Cerchiamo di prendere lo stesso volume di aria, non devo avere fame di aria. Tengo l'addome, il trasverso dell'addome attivo. Cerco di respirare come le pareti laterali del torace. Dovrei sentire l'aria che entra e che esce attraverso le pareti laterali del torace. Ok. Ora, l'abbiamo già provato un paio di lezioni fa, proviamo ad abbinare al movimento, o meglio, alla respirazione, il movimento delle braccia. Quindi il nostro primo interesse è la respirazione. Sollevo le braccia mentre prendo l'aria fino alla perpendicolare, fuori l'aria scendo. Attenzione che le spalle siano sempre lontane dalle orecchie. Inspiro, salgo, fuori l'aria torno giù. E ancora. Inspiro, salgo, fuori l'aria, torno giù, continuo, su. In tutto questo il mio allineamento iniziale, spalle lontane dalle orecchie, collo lunghissimo, zona lombare leggermente staccata da terra, niente di tutti questi punti viene modificato dal movimento delle braccia. Lasciamo le braccia su, perpendicolare al terreno e solleviamo le gambe in posizione di handstand. Ok, attivo bene l'addome e adesso porterò giù il braccio destro e distenderò contemporaneamente la gamba sinistra e ritorno. Quindi una variazione su one leg stretch e ritorno. Attenzione che durante questo movimento il mio corpo rimanga sempre in equilibrio destra-sinistra. Farò 4-5 ripetizioni con ciascuna gamba e chiaramente il braccio opposto. Attenzione che la zona lombare rimanga sempre neutra. Facciamo le ultime ripetizioni. E recupero un attimo.
recuperare tirando le ginocchia al petto, lascio che la zona lombare tocchi terra. Torno in appoggio, verifico ancora il mio setup iniziale, il mio allineamento iniziale, cerco di controllare che il corpo non si sia sbilanciato a destra e a sinistra. Riporto le braccia perpendicolari al terreno, sollevo una alla volta le gambe in angolo. E adesso faccio la stessa cosa, ma questa volta voglio che si muova il braccio omolaterale. Quindi se muovo la gamba destra, raggiungo il braccio destro. E ritorno. Stabilizziamo la posizione neutra del bacino e il bilanciamento destra-sinistra. Quindi se muovo la gamba e il braccio, il mio corpo rimane comunque al centro fra destra e sinistra. Fuori l'aria vado, inspiro e ritorno. 4-5 ripetizioni con ciascun lato. L'ultima con la destra. E faccio l'ultima con la sinistra. Sistemo ancora il posizionamento del bacino, controllo che a destra e a sinistra sia rimasto tutto invariato, o risistemo in modo che ci sia bilanciamento. E adesso andiamo a fare il double leg stretch, quindi con tutte e due le gambe e contemporaneamente tutte e due le braccia che si muovono insieme alle gambe. Nella stessa direzione, 5-6 volte. Dalle spalle, abbiamo ancora due ripetizioni e posso recuperare. Andiamo a fare shoulder bridge, talloni vicino al bacino, rovescio il bacino all'indietro, saldo staccando una vertebra alla volta, mi fermo, rilasso i glutei e giù. E riparto, contraggo i glutei, salgo staccando una vertebra alla volta, rilasso i glutei e torno giù. Inspiro, torno in neutro e riparto. Rilasso i glutei e giù. Continuo, anche questo movimento lo faremo 4-5 volte. Esserci, facciamo l'ultima per scrupolo. Per quanto riguarda i muscoli retti dell'addome, insieme al trasverso che sta
lavorando, e cerco di sentire anche i muscoli che vanno dall'ascella verso l'ombelico che si attivano grazie a questo movimento delle braccia. Quindi devo sentire come se un cucchiaio qua mi raccogliesse per salire su. Cosa facciamo ora per intensificare la sfida? Quando siamo su a metà, aggiungiamo il lavoro delle braccia. Proviamo a mettere il row, la vogata, a gomiti alti. Quindi, inspiro a preparare, fuori l'aria salgo, mi fermo, inspiro, fuori l'aria, tiro le braccia, distendo e torno giù. Inspiro a preparare, fuori l'aria salgo, inspiro, stabilizzo, braccia, braccia, giù, e braccia per la testa. Ancora tre. Le ultime due volte. Salgo. L'ultimissima. Su. Piego, distendo, scendo e il braccio sotto la testa e recupero. Ovviamente farò tutto questo senza esagerare, quindi chi salendo troppo soffriva troppo, tendeva a staccare i piedi, deve salire di meno, ok? Non vi preoccupate, sto salendo di meno di quello che vedo nel video da parte di Alessandro. Non è un problema, l'importante è che se io salgo un po' di più è perché riesco a gestirlo. Magari domani, se lo provo, devo salire di meno perché magari sono un po' più stanco, ho mangiato pesante. Quindi preoccupatevi di sentire quello che arriva come sensazione da parte del vostro corpo. Adesso chi ha la possibilità farà il movimento per andare in posizione seduta, chi invece sale con difficoltà passa sul fianco per poi sedersi. Quindi un roll-up completo per chi riesce e ritorno in estensione e da qui vado a fare spine twist, ok? Quindi siamo in posizione seduta in entra, chi vuole può tenere anche le gambe in posizione del diamante, quindi vicini, ginocchia piegate verso fuori, mi allungo, quindi cerco di essere più alto possibile. Il peso del corpo rimane bilanciato a destra e a sinistra. I vostri piedi non devono andare avanti e indietro, ok? Non si devono muovere il bacino. Fuori l'aria, vado, inspiro e ritorno. Se preferite invertire la respirazione, non è un problema. Però oggi, se riusciamo ad andare buttando fuori l'aria e tornare al centro prendendo l'aria, è meglio. Ci serve più con questo tipo di respirazione. Fuori l'aria, inspiro e ritorno. E inspiro. Facciamo le ultime due ripetizioni, abbiamo iniziato a destra, finiamo a sinistra e recupero avanti. Adesso faremo un roll down, mentre prima era un roll up, cioè da terra stavo sollevando poco, un mezzo roll up, adesso faremo un mezzo roll down fermandoci pensieri dentro lo spine twist. Andremo solo da una parte, quindi scendo, destra, torno al centro, su, scendo, sinistra, torno al centro, su, ok? Aumentiamo la sfida aumentando il numero di ripetizioni. Venite con me. Si va giù buttando fuori l'aria, inspiro, destra, torno al centro, su, estendo la colonna, andiamo giù, sinistra, torno al centro, su e allungo. Andiamo giù, ruotiamo due volte a destra
singolo a destra, inspiro, fuori l'aria, torno al centro, su, e l'ultimo a sinistra, su, e relax. Ci siamo. Ora andiamo ad eseguire il movimento di side bend, quindi andiamo in appoggio sul vostro braccio sinistro, braccio che appoggia per terra e il vostro sinistro, gomito sotto la spalla, gambe piegate, chi riesce, che ha provato nelle altre lezioni con la gamba di sudistesa, può scegliere quell'opzione. Attivo bene il braccio, quindi da qui spingo, collo lunghissimo, trasverso attivo, uso gli obliqui, fuori l'aria, salgo, torno giù, cerco di non riappoggiare il bacino. 6 volte, 2 e giù, 6 ripetizioni in totale, siamo a 3, torno giù, bene attivo il braccio e la spalla, 4 e gli obliqui mi portano su, 5, dobbiamo fare l'ultimo, torno giù, il braccio sinistro, mi porto davanti e in questo allungamento, spalla bassa, tiro il gomito e rimango qualche secondo in posizione. Ok, ritorniamo sullo stesso braccio in appoggio, sul braccio sinistro, e proviamo a rimanere su col bacino e andiamo a fare tridevido, quindi sollevo, 6 volte, fuori l'aria, tocco la parete dietro di me, mi allungo, torno su prendendo l'aria, il bacino rimane sempre su, fuori l'aria scendo, torno su, e ancora, giù, sono 3, e torno su, ancora, le ultime due. Il braccio destro tiene la tibia destra. Andiamo a fare la variazione di Mary, dove prendendo l'aria apro il lato che stava facendo side bend, fuori l'aria ritorno. 6, in, fuori l'aria. Ancora, in, fuori l'aria. Continuo. Due ripetizioni, si da 6. Ok, e adesso andremo con il lato destro ad eseguire un movimento di side bend, braccio destro, il vostro braccio destro in appoggio sul terreno, collo lunghissimo, anche qua il braccio deve essere tiriamo su, collo lunghissimo, fuori l'aria, salgo, torno giù, possibilmente cerco di non poggiare il bacino, ancora su, 6 ripetizioni anche su questo lato e torno giù, questa è l'ultima. Destro, torno avanti e vado a allungare, tiro il gomito, spalla bassa, qualche secondo, come sempre questo piccolo stretch, più o meno 30 secondi serve per fare un recupero delle fibre. Anche perché adesso le riusiamo nel movimento di tridenido,
gomito mi appoggio, collo lunghissimo, il bacino rimane su, fuori d'aria, tocco la parete dietro e ritorno su per mezz'ora. E ancora due. Dobbiamo arrivare a 6. Con questa sono a 3. Ancora giù. Destra avanti, sinistra di lato, il braccio destro sarà libero, appoggio sul tappeto, il sinistro tiene la tibia. Quando prendo l'aria salgo in, fuori l'aria, variazioni di mermaid per allungare i muscoli che si sono attivati durante 6 band e 3 minuti. Prendo l'aria quando vado, fuori l'aria quando torno. Ancora due volte. L'ultima. Ok. Ora ritorniamo pancia in su. Siamo partiti pancia in su. Ritorniamo pancia in su. Ok. Ritroviamo la posizione che entra, abbiamo di nuovo il nostro supporto per il tratto cervicale, bacino neutro, zona lombare staccata tra terra, torace compatto, addome attivo, trasverso dell'addome attivo. Sollevo le gambe in posizione di angle, ok, mani dietro la nuca. Questo vedio là lo facciamo senza appoggiare la zona lombare per terra. Sollevo e ritorno giù, fuori l'aria, zona lombare staccata da terra, mi raccomando, ancora, siamo a 3, arriviamo a 6, mento che si avvicina allo sterno, esterno che si avvicina all'ombelico, torno giù prendendo l'aria nell'ordine opposto. Mento che si avvicina allo sterno, sterno che si avvicina all'ombelico. Quando torno giù, lo sterno si allontana dall'ombelico e il mento si allontana dall'esterno. Ancora. L'ultima volta. Ok, e recupero un attimo. Adesso andremo a fare la preparazione di criss cross. Cosa vuol dire? Assomiglia all'esercizio per gli addominali che si fa nel fitness, dove vado a incrociare. Quello che dobbiamo pensare qua non è voglio chiudere la distanza tra il mio gomito e il mio ginocchio, ok? Ma è voglio allontanare il mio gomito indietro, ok? Quindi dalla posizione di partenza, gambe in alto, mento vicino allo sterno, sterno vicino all'ombelico, zona lombare staccata da terra, da qui provate a portare il gomito destro qui dietro che potete, dietro, 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 e ritorno. Ora il sinistro, dietro, 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 e ritorno. Di nuovo il destro, dietro, 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 e ritorno. Di nuovo il sinistro. Dietro, 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 dietro. E ritorno. Provate a seguirlo con lo sguardo. Il destro. E il sinistro. E posso recuperare. Ok, quindi concettualmente è sempre un'azione di obliqui che sto ricercando, ma la mia idea è voglio allontanarmi. È questo il gesto a cui presto attenzione. Allontanarmi dal centro, non chiudermi verso il centro, altrimenti andremo a toccare con la zona lombare per terra ed è un altro lavoro, non è sbagliato.
è un'altra cosa. Ok? Ok. Ora, riportiamo le gambe in andre. E andiamo a fare il movimento di scissors. Chi vuole può tenere la testa su, chi riesce con le mani lungo i fianchi, chi ha bisogno con le mani dietro la nuca, chi non riesce la testa rimane giù. Da qui, tenendo l'angolo 90 gradi al ginocchio, fuori l'aria scendo e torno su per mezzo l'aria. Alterno destra-sinistra. Cerco di sentire il bacino che rimane stabile, bilanciato, così andiamo a cercare di sentire anche l'azione dei quadranti bassi dell'addome. 4-5 per ogni gamba. L'ultima volta. Io ho iniziato con la mia gamba sinistra, finisco con la mia gamba destra. Chiaro? E recupero. Ok. Lasciamo un pochino. Proviamo ad abbinare il movimento di prima con questo movimento. Lo facciamo pensando allo stesso lato, cioè se scende la mia gamba sinistra, io guardo indietro verso la mia sinistra, ok? Quindi gambe in posizione di andre, sulla testa, mani dietro la nuca, ok? E da qui scendo con la gamba sinistra e io guardo verso sinistra, ritorno, scende la mia gamba destra e io guardo verso destra. E ritorno, scendo la mia gamba a sinistra, guardo a sinistra, la zona lombare è sempre neutra, mi raccomando, destra, guardo a destra, l'ultima a sinistra, l'ultima a destra, e recupero, porto le ginocchia al petto, io sto facendo dei ceppi con le gambe, non posso anche far muovere le gambe alternate, oppure rimanere in relax, come preferite. E ci possiamo sedere. Ok. Quindi la lezione di oggi era incentrata sull'attivazione delle linee spirali, quindi degli obliqui dell'addome, sia quadranti alti che quadranti bassi. Ora, come sempre, vi invito a continuare con il vostro corpo come se avete bisogno, oppure vi invito alla prossima lezione nella quale utilizzeremo di nuovo il bastone. Quindi vi anticipo che la prossima lezione servirà il bastone per riprendere quello che abbiamo visto la scorsa volta, che abbiamo utilizzato il bastone per sbloccare le spalle e per aggiungere anche qualcosa di nuovo. Nel frattempo vi ringrazio e vi saluto. Ciao!